La presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen ha proseguito l'ispezione delle zone allagate. Dopo la conferenza stampa con il premier Meloni all'aeroporto di Bologna, la von der Leyen si è spostata in elicottero in Romagna insieme presidente Stefano Bonaccini, al ministro Raffaele Fitto e capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Avete raggiunto auto le sponde del fiume in zona San Rocco, un fiume che la scorsa settimana è esondato, allagando diverse abitazioni, dove molti giovani volontari si sono impegnati questi giorni per ripulire il fango. Si è poi recata in Piazza del Popolo per un incontro con il sindaco Enzo Lattuca e la cittadinanza. Grazie al presidente che ha voluto venire a Olle Mila per capire la situazione in cui versa la regione e l'intera nazione. Sono stato con lei nei primi giorni in Giappone e ha subito dimostrato la sua solidarietà. Voglio ringraziare anche gli altri capi di Stato che hanno offerto la loro disponibilità. Straziante vedere la devastazione causata dalle alluvioni nella bellissima regione dell'Emilia-Romagna. Sono venuto qui per dirvi che l'Europa è in lutto con voi. E che siamo al tuo fianco. TM Covi, Ursula von der Leyen, 25 maggio 2023. Il sostegno dell'Unione può essere molto importante in questa fase nelle prossime settimane. Una volta fatta una stima complessiva dei danni dell'alluvione, chiederemo l'attivazione del Fondo di Solidarietà, che purtroppo l'Italia ha già dovuto accedere in altre occasioni. Credo sia stato importante per von der Leyen vedere con i propri occhi la portata del problema e le molteplici sfaccettature, perché bisognerà prestare particolare attenzione a questa regione, agli altri fondi, dai fondi di coesione in poi, sono pensando alla questione agricola. Quando sono arrivato, la cosa che mi ha colpito di più è stato vedere la reazione della gente. Troverete un popolo molto orgoglioso che si è già rimboccata le maniche e non si arrende, e questo mette tutti noi nella necessità di fare del nostro meglio per loro. Lo ha detto a Bologna il premier Giorgia Meloni, rivolgendosi alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e al governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Sul tema del commissariamento mi colpisce che questo sia il tema che le sta a cuore mentre ci sono ancora i funerali delle persone. Mi scuso per non potervi accompagnare in questa seconda fase della vostra visita nelle zone interessate dopo il sopralluogo dall'alto, sarete accompagnati da Liz. Bonaccini c'è e lo ringrazio per la sua presenza e attenzione, noi funzionano bene. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni intervenendo in conferenza stampa a Bologna con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Grazie per avermi ospitato. È stata dura, mi ha spezzato il cuore vedere il fango, queste profonde cicatrici lasciate dalle valanghe. È importante avere questa visione dall'altra parte della devastazione. Sono qui per lanciare un messaggio molto chiaro, le